Si aperse la porta. Un'infermiera entrò. Lui fece per alzarsi, ma lei lo fermò con un gesto. Si avvicinò. Diede uno sguardo alle cifre che pulsavano sui quadranti, assentì e se ne andò. «Tutto bene?» «Mai che ti dicessero una parola. Magari non sapevano nemmeno loro. Chi può dire qualcosa di certo sulla vita e sulla morte?» Vide le labbra della zia che si muovevano. Sembrava che volesse comunicare, ma lo avevano assicurato che non era in sé, che il cervello era come isolato. Forse si sarebbe ripresa, forse no. C'era solo da aspettare. Eppure le labbra si muovevano coerentemente. Lui non sapeva leggerle, ma era certo che formassero parole. Avvicinò l'orecchio, ma non riusciva a sentire nulla. «Non sento!» Gli scappò. Era nervoso. La donna sussurrò appena la sua reazione e chiuse la bocca. Respirò due o tre volte più a fondo, come se cercasse di raccogliere le forze. Poi ricominciò a muovere le labbra. Ora, lontanissimo, si udiva un sussurro. Attilio! Attilio! Bambino mio! Lui comprese che credeva di avere vicino suo padre. L'aveva sentita molte volte raccontare che considerava il fratello minore come un figlio. Non sapendo che fare, rispose semplicemente: «Eh sì?» «Attilio!» Il mormorio era appena percettibile, ma le parole erano chiare. «Ti ricordi che ti avevo promesso un castello?» «No?» Questa era una novità. «C'è bisogno del castello, come Villa Malta, ti ricordi? La mamma c'è venuta.» «No?» La vecchina non gli badò e proseguì: «Io sono stata sopra il Molim, a Castelnuovo, una volta. Ma non è così che si deve fare. Come Villa Malta, luce, deve avere luce. E il sole deve entrare e aprire tutto.» «Aprire?» «Bisogna fare un alambicco nuovo, grande come tutto il castello. Nella base entrano le vinacce, il vino, e cominciano a scaldarsi. Poi, quando il vapore si forma, deve entrare nelle stanze della prima purificazione. Il sole vedrà le gocce buone e le separerà da quelle cattive. Stanza dopo stanza.» Lui comprese che stava raccontando in maniera contorta il processo di distillazione. «Eh sì?» le disse. «Poi deve entrare nella sala dell'acqua, dove c'è la sorgente pura. L'acqua si sposerà con il vapore, con dolcezza e con affetto. Subito saranno una cosa sola e usciranno insieme.» «Sì?» «Ed ecco le stanze della signora.» «Quale signora?» «Quella delle erbe, non ti ricordi? È lei, la
padrona di quelle stanze. Lei sa tutto. Io ho scritto ogni cosa sul mio quaderno. Hai visto il mio quaderno? Ah, sì, certo. Usavano ancora quel vecchio libretto sfascicolato per molte delle ricette, ma lui non aveva idea di chi fosse la signora delle erbe. Lo avrebbe chiesto a suo padre. Nelle stanze della signora, ogni goccia sceglierà il suo profumo, la sua erba, il suo colore. Ne sarà vestita come una sposa. Per sempre. E basta? Il castello dovrà avere altre stanze. Vedrai, io lo fabbricherò con le mie mani. Lui guardò le mani bianchissime e magre che uscivano appena dalle lenzuola e pensò che non avrebbero mai alzato un mattone. Eppure quella donna aveva lavorato come 100 uomini. Il castello dovrà parlare, raccontare le nostre storie del paese e dei monti. Dovranno esserci fiori e alberi. Anche sul tetto. Cercò di scherzare lui, tanto per vedere se lei lo sentiva veramente. Sì. Rispose lei, sorprendendolo. Perché il castello nasce dalla terra. Deve uscire lentamente e crescere come il mio bambino, come le case delle fiabe, ed essere vivo. Certo che deve avere piante e fiori anche sul tetto. Lui stava cominciando a vedere quello che lei descriveva. La voce era sempre bassissima. Ogni tanto taceva, riprendeva fiato e ricominciava a mormorare. Bisogna che il castello sia vivo e racconti che tutto viene dalla natura. Per la vita. Per la vita. Si chiama acquavite. I francesi a Roma la chiamavano eau de vie, acqua di vita. L'ho imparato a Roma, al castello di Villa Malta. Solo la natura può fare l'acqua della vite. Ora, quello che la vecchia zia diceva sembrava affascinante. Un castello che parlava. La natura. La ascoltò con attenzione ancora maggiore. È la mia promessa, bambino mio. Quella che ti ho fatto appena nato, quando ti ho tenuto in braccio la prima volta. Sì. Ora non posso. Ho poco fiato, ma appena mi tornerà comincerò il lavoro. Sai che non lascio mai niente da finire. Lo so. Nel castello dovranno esserci le sale per gli ospiti, dove si faranno feste e dove potranno sentire il profumo delle gocce, vedere il loro colore, riscaldarsi il cuore con loro. Sono gocce